coordinata dal Comune di Martinsicuro e organizzata dall'associazione Progetto Comune, che ringrazio sia per il sostegno sia per l'entusiasmo con il quale ha accolto questa iniziativa. Una serata molto particolare, molto speciale, perché abbiamo l'onore di presentare il libro di uno degli artisti più accreditati nel panorama internazionale, infatti Hassan, al quale diamo il benvenuto. Nato a Cairo, ma di origine nubiana, il padre è sudanese, la madre originaria di Tosca, quindi nato in Egitto, e attualmente vive tra le Marche, precisamente a Fano, Londra e Edimburgo. È stato il primo africano a partecipare alla Biennale di Venezia nell'88 ed è un artista che tuttora è impegnato in campo internazionale in tutto il mondo, sia con le mostre e sia con le varie collaborazioni. Conosciuto soprattutto per il suo stile inconfondibile, per la forza scenica delle sue opere, che molti hanno definito pitture e immagini. In questa occasione quindi presentiamo un libro, diciamo il primo libro pubblicato da Fatti in Italia, Un africano caduto dal cielo, che è una raccolta di pensieri, di riflessioni, di aforismi che portano in sé le sfumature di quello che è un diario intimo. Scritta da Fatti in lingua italiana, tradotto in inglese da Morag McCarron, e con la preparazione di Katia Migliori, che ringrazio tantissimo, abbiamo qui presente, che è docente di retorica e storia della critica all'Università di Urbino, e poi presenteremo meglio. Quindi benvenuta anche alla. È un libro molto atteso perché è appunto il primo libro pubblicato da Fatti in Italia e perché inaugura una collana d'arte, Filiderba, che è diretta da Alessandra Gerucci, che quindi anche a me, alla quale do un grandissimo in bocca al lupo, perché è un grandissimo ringraziamento per lei, per questa collana. Chi conosce un po' la mia casa editrice sa benissimo che c'è un legame molto forte, molto particolare con la cultura araba, perché non credo che sia un caso che ogni volta che inizio un'attività con la mia casa editrice, questo legame con la cultura araba viene riconfermato. Nel 2010, quando ho aperto la casa editrice, il più grande sostegno che ho avuto l'ho avuto proprio da un traduttore arabo, in particolar modo marocchino, Reda Cerrati, che conobbi alla Fiera Internazionale del Libro a Casablanca, grazie al quale ho avuto quel coraggio, quella spinta in più per aprire questa attività. E non a caso neanche quando ho aperto la collana Gli occhi del pavone, che è una collana dedicata alla narrativa sulla mediterraneità, a febbraio, forse non è stato un caso che a inaugurare questa collana sia stata Rita El Khayat, che è una delle maggiori intellettuali marocchine di lingua francese che abbiamo proprio a livello internazionale, che è stata anche candidata al premio Nobel per la pace nel 2008. Quindi io credo che questa sera non sia un caso che proprio Fathi Hassan ad inaugurare questa collana, e credo che questo sia uno dei più grandi segni di augurio che la mia casa editrice possa avere. Quindi lo ringrazio in particolare. Non basta farsi notare. Dopo che mi hai incontrato solo una volta, ho in mano la bandiera con il mio nome. Si grida il nemico che la storia è in divenire, e il vento pronuncia la sofferenza di tanti popoli, figli del mango sacro. Mascherato, vorrei dire loro che non ce la faccio a proseguire. Fa freddo ed è la follia che abita la mia mente. Armonia senza tetto, senza amore, dove tanti pensieri soffrono in confronto ad altri. Non venire a dirmi che questa è la vita. Guarda le mani. Bianchi sono i miei abiti all'occhio di chi li guarda. Per me erano stati sempre rossi. Il fresco rosso del mio vicino di casa, che è morto nel sonno, pensando ai 7 figli arrivati nella pioggia.
Bisogna muoversi sempre, senza esitare, con i piedi di ferro e dolore. Bisogna correre mentre gli altri sono fermi. Allora l'armonia non ha casa, non la conosciamo. Ricordati che io non ho mai avuto orecchio. Il pane è il simbolo del tradimento. Quindi mai forse, per l'intera opera di Patersani, dico intera, a comprendere quindi tutto il suo atelier, laboratorio di immagini e parole, il condurre il testo oltre i limiti della lingua in cui è nato diviene, come qui, esperienza vigile, attento, occorre, dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili, non possiamo leggerlo così come un piccolo, libro in cui ci sono brevi racconti. È molto difficile dire delle cose, perché dopo tantissimi anni che io non so, che vivo anche in Italia, ma viaggio in molti posti, ormai penso in due o tre maniere diverse e la mia testa comincia a avere una confusione un po' particolare e non riesco a dare una definizione esatta di una lingua, se non nel momento in cui vivo un primo momento, per esempio in questo caso adesso che capita parlavo di parola straniera, te lo dico quello che sa il mio personale, ecco, una delle cose, forse un difetto, forse un pregio, non lo so, io non sono mai sentito uno straniero, mai, né nel mio paese, né quando viaggio, né fuori, né dentro, neanche quando guardo lo specchio di una cosa, se sono straniero o bianco, non mi accorgo, cioè non mi accorgo, io sono pure abbastanza, e questa forse anche è una cosa che dipende, è una cosa anche legata al caso, che io la considero una fortuna, perché nella mia vita tutta la tappa che io ho avuto da quando studiavo alla scuola nel Cairo, come fosse fino adesso per me è sempre uno stato di sogno particolare, le cose mi capitano e io lo capto e poi vado, cioè, poi seguo, cioè sembra che le cose vengano da sole. Io dico queste cose perché se vi racconto delle cose che veramente mi hanno fatto, per esempio, venire in Italia, non ci credevo più nessuno, è stato un caso. Cioè, io sì, sognavo, perché mio papà, durante le pause scolastiche, ci portava sotto casa nel Palacarpo, una strada conosciuta del Cairo, dove ci sono molte librerie scimmie, lui mi diceva cosa fai tutti i 3-4 mesi a spasso, non fai niente, cioè cerca di fare qualcosa. Allora, mentre io con il mio amico passeggiavamo, abbiamo visto un mucchio di libri di strada sul marciapiede che stavano per aprire una libreria a Kenya, io avevo 14 anni, allora abbiamo cominciato a scaricare i libri anche senza saperlo, abbiamo scaricato il libro con il direttore della libreria a Kenya e lui mi ha detto, ah, volete venire a lavorare perché io non sono di Egitto, questo era Kenya e questo racconto del 74 e noi abbiamo cominciato a fare il libro con lui, lui mi ha chiesto se lo siccome io amo leggere da bambino, mi amano leggere molto, perché mio papà legge, anche mio mamma così, allora io ho trovato l'occasione anche di prendere gli impiegati, se potevo anche usufruire di questa occasione. Allora ho cominciato a lavorare in libreria e ho imparato anche tutti i libri a memoria che erano in libreria. Cioè io sono praticamente, ho iniziato la mia vita già con il libro, come concetto, già facendo i disegni, e disegnavo esclusivamente le foglie. Io avevo a 8-10 anni, prendevo le foglie di un albero, lo mettevo davanti e disegnavo identica come la vedevo, per cui era l'unica passione che avevo, i quaderni ancora c'erano, io che disegnavo sempre le foglie, sempre, tutte diverse, non so, ho 30-40 foglie, tutte diverse, una magari macchiata, un'altra di meno, e io facevo solo queste. E poi mi è venuto il fatto di leggere, che mi piaceva tantissimo, e anche nel mio futuro, quel periodo che vedi che nasce, non so se qualcuno se la ricorda, tutti i libri della letteratura russa venivano tradotti nella lingua egiziana a costo bassissimo, pochi centesimi, per cui chiunque poteva con il giornale prendere un libro, non so, di Chekhov, di Dostoevskij o di Gogol, eccetera. E anche la letteratura francese, e anche io me la ricordo, i primi due scrittori italiani della mia vita che ho iniziato a vedere in lingua egiziana era Pirandello. Ma non ricordo più
lei cerca di occuparsi, fra un po'. Sì, quello. E poi un libro di Edoardo Di Filippo, stranamente io non so come, ma questi due autori, i primi due autori che io nei libri di Tato Timur e Tiziana Largo. E poi mi sono, dopo, siccome io abitavo in questa zona centrale di Cairo, intorno a casa mia c'erano 8 cinema. Metro per lui mai era americana, c'era Cairo Palace, Odeon, per cui io di casa scendevo subito, vedevo cinema, metro come quella di Minotti e Indica. Indica, una coppia identica, vedevo tutti i film in lingua originale, cioè nello stesso momento venivano trasmessi a New York e a Cairo, perché stranamente il Cairo è famosissimo in tutto il mondo, c'è un pubblico cinematografico eccezionale. Tant'è vero che quando è uscito il film di quel patrimonio, quel famoso film di Coppola, che è uscito con il Corrimano nel 76, e quell'anno è stato 2 anni a cinema, non c'era un posto, quindi il numero di video è proiettato 5 volte al giorno in 3 sale, per 2 anni non c'era un biglietto, e venivano il biglietto a mercato nero, io mi ricordo, e... insomma, questo è per far capire anche il mondo fuori dell'Occidente. Il Cairo è una città straordinariamente, ha di grandi scrittori molto colti, c'è una cifra molto importante, poi non è che a Cairo c'erano, nel mio paese c'erano 8 milioni di abitanti, oggi sono 20 milioni, allora erano 8, voi potete immaginare che abitava il centro pieno storico, venivano tutti gli scrittori, tutti i poeti, tutti i cineasti, poi lavorando in libreria, io li incontravo. Ecco, questo significa per me il caso. Il caso che io da uno scaricare il libro a incontrare un grande autore egiziano, perché veniva anche a comprare il libro. E poi oggi la raccontavo a Valeria, alcuni miei amici, un po' così, che venivano lì, ma avevano neanche i soldi a comprare il libro, io le regalavo, non so, compravo due, che avevo vivo, e facevo delle cose un po'. Siccome loro erano egiziani, come gli iracheni erano troppo ricchi, non c'erano. E loro mi davano, non so, il biglietto di teatro gratis, il cinema gratis, mi andavo lì magari. Il teatro non riuscivo mai a vederlo perché iniziava alle 9 di sera, finiva alle 9 di notte, io non ho mai visto neanche uno. Non so, facevo prima mezz'ora, poi basta. Poi tornavo a casa che avevo sonno, ero 16 anni, quindi era un po' difficile. Ecco, questo è per me il caso. Non lo so, tutte queste cose che io la considero favorevole e mi portano anche a non sentirmi straniero mai, ma questa è una cosa che è successa lo stesso in Italia, all'Accademia, quando studiavo all'Accademia di Napoli, è venuto un professore Filiberto Mendi, ha visto il mio lavoro, ha detto quello che l'artista mi interessa, ha scritto su di me, ho uscito il mio lavoro sull'arte, io sono 85, neanche io mi ero accorto. Insomma, io tutte le mie cose sono legate a delle circostanze che io la considero molto, io le dico la fortuna, ma non so se è l'energia, ogni anno dopo ci sono altri meccanismi che entrano, qualcuno non sa e qual è la rimarco, per esempio quando ho lavorato come attore in teatro negli anni 83, così con Mario Martone, che ha fatto il film adesso, proprio favoloso, l'ha fatto con Mario Martone, con Carpentieri, Enzo Moscato, tutti hanno fatto l'Accademia con me, sono i miei compagni, e io ho fatto con Martone l'hotel. Lui appena mi ha visto mi ha detto, a noi ci interessa un ragazzo, come vuoi fare l'hotel con me? Io ho detto, va bene, cioè questa cosa glielo dico perché non è che io ho fatto qualcosa per avere quella cosa, ma se è stato il caso, io mi considero molto fortunato e non posso dopo alla fine dire che no, io faccio lo straniero, perché io ho visto che gli stranieri hanno molte cose un po', hanno molte difficoltà, ma io mi considero molto fortunato e questo è un tipo di onestà, non posso dire diversamente. Poi ho dovuto anche lavorare tantissimo, però e poi quando ho avuto questa idea, per esempio, di scrivere il libro anche con l'estate, io per esempio quando scrivo i miei libri, io ho dato tutti gli appunti, sono scritti 3-4 lingue, poi disegno mezze frasi, è una cosa molto complicata da far impazzire, per mettere tutto fuori ordinato e così. E poi mi ricordo il mio amico compositore, quando io qui abitavo in Cati a Pesaro, venivano i miei amici che scrivevano musica classica e così, io gli dettavo i testi, dai scrivi, c'era questa mia
con Vito Marasco, molto simpatico, che scriveva la musica, non so se capisco, la ricorda. E io quando avevo detto la frase, per esempio, quella della vacca, dicevo, dalla cacciatore non si ferma, si fugge, e lui ha cominciato a leggere, a ridere per 2 ore, ma perché? Dice, ma come fai a fuggire? Dico, se la cacciatore non si ferma, si fugge, allora... Cioè, tutte queste cose, i racconti di amici che fanno musica, che fanno cinema, che fanno teatro, che fanno letteratura, che fanno questo, insieme a tutte la vita, tutte le cose messe insieme, vieni fuori dopo il mio vissuto. Poi ho 2 figli, uno britannico e uno italiano, per quanto mi riguarda. Cioè, io in verità sono un po' un miscuglio di cose, come così nomi, i disordini, infatti, come ho detto prima, Katia. Poi tutte queste cose prendono ordine quando ritorno a volte alle mie radici o per esempio vado sempre verso sud, non so per quale motivo mi dico questa cosa, perché io vengo da cultura matriarcale, è diversa dalla cultura italiana, io sono abituato che da bambino che mia nonna era capo di villaggio, lei che diceva di evitare tutti i temi anche problematici della cittadina. Mio nonno non parlava, ma c'è lui che non faceva niente, a lei che diceva, questo si fa, e questa cultura viene dall'antico Egitto, e quella si trova solo nel sud dell'Egitto. Perché noi non viviamo nella cultura araba, la cultura di Cairo è una cultura araba, mentre la cultura del sud dell'Egitto è una cultura indiana e matriarcale. Da noi io ho tutti i miei nipoti, mia zia, tutte laureate, chi insegna, chi è giudice, chi fa medico. Per cui è una cosa un po' difficile anche che in Italia negli anni 80 dovesse verificare una cosa simile. Io sono abituato che da noi e la sera si mettono insieme le donne e decidono la sorte del villaggio nel sud di Egitto. Cosa che mi sembrava uno strana, che venendo qui in Europa, che per me era uno sto avanzato, di un minuto qui dopo sono stato colpito per il contrario. No? Ho visto una cultura molto maschilista, mi ho detto, perdonarmi se lo dico. Adesso magari è cambiato, ma negli anni 80 quando sono arrivato non era così. Cioè ogni persona che incontro sembra un uomo, ogni persona che incontro sembra un uomo, cioè non sono abituato a vedere. E per me è stata anche questa una sorpresa. Perché per esempio quando io ho qualsiasi problema, io chiamo mia madre e ci parlo con lei, non parlo mai con mio padre, c'è un problema. E questo non sono io, cioè tutti i miei fratelli o tutti, cioè siamo tutti così inutili, abbiamo questa. Tanto è vero che nell'antico Egitto le 3-4 regine più importanti erano tutte quelle donne, quindi questa cosa storicamente si sa. E poi la stessa abitudine che arrivo al Cairo, conoscendo i grandi scrittori egiziani, non pittori, solo scrittori, poeti, scrittori, libri, poi venendo in Italia, poi incontro Katia, Katia lo fate conoscere i grandi suoi amici scrittori, per me vedi tutti sembrano una sorta di traduzione della lingua mia alla lingua italiana, però tutta attraverso la fortuna, sembra che lo specchio è stato solo girato e lì mi considero fortunato anche quando facevo le cose in televisione, in un teatro e poi nel campo della pittura, perché uno dei miei problemi iniziali a Napoli non sapevo cosa dipingere, vedo, ma qui si mette a fare la cosa figurativa che fanno tutti, che visto un paese importantissimo come l'Italia, non ha bisogno di altre persone che fanno la figurativa, che vengono da poi dall'Egitto, figurati, per me sarebbe stato difficile. Ci ho pensato tantissimo, però ho avuto l'intuizione, che secondo me è stata un'intuizione, e mi è venuta attraverso il libro, devo essere onesto, perché siccome leggevo tantissimo, avevo detto, in Nubia non si scrive, si parla in tradizione orale, allora io perché non faccio la scrittura ossessiva? E ho pensato, ho messo una tela su nella facoltà di decorazione, mi ricordo, perché io studiavo geografia, ho cominciato a fare questa scrittura molto fitta. E la cosa più curiosa è che dopo, quando ho venuti a volevano fare la mostra nell'83 sul graffitismo napolitano italiano contro il graffitismo americano, dove c'era Ewan nel futuro 2000, Gian Michel Basquiat, tutti i nomi di artisti famosissimi americani, sono venuti a Napoli, forse perché Napoli era in un periodo prima dei mediterranei un potere culturale molto forte, loro non sono venuti a Roma a cercare gli artisti o a Milano, sono venuti a Napoli e cercavano. Non ho mai capito neanche adesso come mai proprio Napoli, perché dopo quegli anni ho scoperto.
quando c'era l'Istituto Goethe, c'era questo studio di cultura francese, c'erano delle cose che non ci sono né a Milano né a Roma. Io questa cosa neanche adesso non capisco il motivo, forse Katia può sapere più di me. Non capisco come mai che questa cultura concentrata a Napoli, non nella capitale di Roma o Milano, anche una delle gallerie italiane, le due o tre più grosse d'Europa erano di Napoli. Io quel periodo abitavo a Napoli, studiavo a Napoli. Comunque, si è capitato che c'era Filiberto Mella, che lui è maestro di archivio voluto lì, non so se qualcuno lo conosce, e Filiberto Mella ha visto il lavoro, ha detto questo lavoro mi interessa per questa mostra, e mi abbiamo fatto la mostra, e mi ha chiamato, mi ha detto il lavoro interessante, vuole che tu stai con me, e dall'85 ho fatto, eravamo 6-7 artisti, dopo ho avuto questa possibilità di stare subito nel giro con cioè, sono andato lì alla Fiera di Bari, poi andato a Bologna, poi abbiamo lavorato un uomo in Berlino, da un lavoro semplice. Io non ci ho pensato che questo lavoro mi avrebbe portato a... Però avevo intuito che mi piaceva farlo con un colore solo, perché volevo azzerare la cosa avvicinando al deserto. E questo è vero, io mi ricordo benissimo, ho detto, se faccio la scrittura in quel modo molto fitta, praticamente annullo il pieno e diventa un vuoto, apparentemente invece è vuoto, e quella cosa lì per mia fortuna Filiberto Mella l'aveva capita, appena l'ha vista, siccome lui portava quel tipo di faceva la scrittura italiana, ha detto che un lavoro molto interessante. E mi ricordo, io non avevo neanche, lui abitava a Roma, eravamo lavorati, e lui mi ha detto, se tu non c'hai i soldi da lì, non ti parte, non i soldi, mi ha dato anche i soldi, io sono andato a trovarlo. Da quel momento ho avuto la fortuna di essere inserito in un giro. Io dopo ho chiamato i politici, ha fatto vedere il mio lavoro e hanno cominciato a inserire le mie mostre. Sono andato avanti così, anche per la Biennale di Venezia è stata la stessa cosa, è stata un'occasione fortunata perché il direttore dell'Accademia di Città Roma mi ha detto abbiamo bisogno di un artista svedese, quindi mi fai vedere i lavori. Io l'ho messa, è entrata in selezione africana, 40 artisti mi hanno scelto me, anche questo non sono. La pizza a Pesaro e ho visto che sono andato a fare la collezione e sono tornato, ho visto la busta con il San Marco di Venezia, ho detto mi hanno preso, non ci credevo che mi hanno preso, perché è stata per me una cosa incredibile, che a 28 anni la Biennale di Venezia a presentare l'Africa da solo è stata per me una cosa. A Bicetto poi però avevo venduto tutti i tre lavori, io non ho mai visto di tenere questi lavori, a vendere tutti e tre i lavori nella collezione del Biennale, con tutti i miei grandi amici artisti italiani, c'era Enzo Cucchi, Mimmo Magrino, c'era Burri, c'erano tutti i più grandi artisti italiani, e siamo andati tutti quanti a cena, tutti mi hanno festeggiato, grande figlio, sei fortunato, vieni dall'Africa, dai, vieni, festeggiamo, mi volevano molto bene. E veramente devo dire la verità, è la cosa che più mi considero fortunato, la mia compagnia di amici italiani che veramente sono affettuosi e sono persone bellissime e io voglio molto bene e mi manca molto Alighieri Moretti, il più grande artista italiano, mi manca molto perché purtroppo da qualche anno non c'è più. Poi c'è Clemente che vive negli Stati Uniti, c'è Enzo Cucchi, grande artista dell'Ancona, un caro amico. Io veramente sono molto affettuoso, io questa cosa non me la dimentico mai. Non lo so, io non sono mai sentito uno straniero, non ho mai sentito che mi manca la famiglia, perché ho tante persone che mi hanno voluto bene, tutti i familiari, compreso anche Katia, che vuol dire che se lei non mi sembra mai una persona sempre affettuosa, lei mi ha trovato la casa, dai vieni a abitare, non ci sono riuscito un posto, vieni a stare lì, siamo diventati più miei amici, anche quasi parenti, cioè stiamo sempre lì a casa con lei, quando c'è il suo marito, lo suo figlio. Cioè, tutte queste persone, fino anche adesso, io conoscevo Valerio, conoscevo Alessandra, da un po' sono stati molto carini con me. Io mi considero, la verità, un po' fortunato in quel senso lì, ho vissuto sempre come artista, ho vissuto sempre leggendo, ascoltando, vedendo musica, non so cosa posso dire, mi viene difficile dire tante cose, non so.
Due avvenimenti molto importanti questa sera nella sala consigliare di Martinsicuro, due nella stessa sera. Parliamo dell'inaugurazione della collana Fili d'Erba e assolutamente anche della presentazione del libro, che è il primo di questa collana, di Fatih Assam, cioè un africano caduto dal cielo. Abbiamo l'editrice Valeria Di Felice, abbiamo Alessandra Angelucci, che ne è ovviamente la direttrice, la curatrice di questa nuova collana. Una scelta importante, una scelta, ne parlava prima Alessandra nel suo intervento, una scelta di nicchia, una scelta che non guarda al mercato ma guarda alla qualità. Sì, è una collana che si attaglia perfettamente a quelle che sono le finalità con le quali è nata la casa editrice 4 anni fa, nel 2010. È una casa editrice molto giovane ma molto motivata, che è nata con le idee molto chiare, cioè quella di promuovere un tipo di scrittura che non fosse soltanto frutto di un esercizio a tavolino, quindi di un esercizio di stile, ma che fosse veramente il frutto di una forte motivazione interiore, di una sincera, autentica militanza. Una scrittura che non chiede l'approvazione del lettore, semmai la condivisione. E questa collana si attaglia perfettamente a questa finalità, perché è intenzionata a promuovere ovviamente degli artisti di grande spessore e fare un lavoro proprio di ricerca su quella che è la vita artistica e l'approfondimento umano esistenziale che l'artista può dare attraverso la parola. Quindi naturalmente si rivolge a un pubblico diciamo di nicchia. Alessandra Angelucci è la curatrice, si occuperà insomma di questa collana. Si inizia questa sera, anzi abbiamo appena concluso la presentazione di questo libro. Quali saranno poi le linee, un po' le ha spiegate anche l'editrice, quali poi saranno le linee oltre a questa che abbiamo inaugurato? Sì. Allora, innanzitutto Fili d'Erba è una collana che nasce con un intento ben specifico, Valeria lo ha già detto, cioè quella di mettere al centro l'uomo, l'essenza di colui che poi nel corso della sua esistenza si riconosce come artista e sceglie un particolare linguaggio espressivo per poter comunicare col mondo. La collana Fili d'Erba si rivolge prevalentemente agli artisti contemporanei, mi occupo nella vita di arte contemporanea di critico, per cui ho sentito, e Valeria ha dato questa possibilità, di dare vita ad una collana d'arte di nicchia, appunto, che potesse dare spazio alla voce degli artisti contemporanei che in questo momento nel panorama nazionale ed internazionale stanno facendo ricerca e si stanno affermando con grande qualità. Fili d'Erba, perché metaforicamente, l'ho detto anche questa sera durante la presentazione, il filo d'erba, Elia Scanetti ce lo ha anche insegnato attraverso la sua parola, la verità è un insieme di fili d'erba che si piegano al vento e come un filo d'erba l'artista cresce spontaneamente e si esprime con libertà durante la sua crescita professionale. Quali linee guida per rispondere precisamente alla domanda? Innanzitutto le pubblicazioni metteranno al centro libri intervista, appunto per dare spazio soprattutto ai non detti, a quelle zone d'ombra che possono venire fuori soltanto in una tra virgolette confessione a cielo aperto tra un critico giornalista e un artista autore. E poi attraverso la raccolta di riflessioni, pensieri o testi autobiografici, ed infine, sempre rivolgendoci al panorama della critica contemporanea, i saggi. Quanto è difficile, lo chiedo ad entrambe, no? Cercare di far passare un certo tipo di qualità letteraria anche a un po' del grande pubblico, togliendosi magari dalla nicchia, cercando anche di andare a cercare, non per forza abbassando la qualità della tematica, un pubblico diverso. Come ho detto prima, è importante non scendere troppo a compromesso con quello che è il gusto un po' generalizzato, massificato. È impossibile, uno fa di tutto, cerca di promuovere, poi il segreto sta anche nella promozione, magari si fa un prodotto editoriale di qualità, però non c'è la possibilità di farlo arrivare, no, alle grandi masse, ai più dei lettori, quindi lo si fa anche attraverso la promozione a tutto tondo, quindi manifestazioni, iniziative, incontro diretto tra l'autore e il pubblico. Noi ce la mettiamo tutta, quindi sono all'inizio di questo percorso, ci credo fermamente, quindi mi auguro che questo entusiasmo non possa finire mai. Ecco. Giro la stessa domanda, Alessandra. Dunque,
qual era la domanda? Cioè, quanto è impossibile o comunque quanto è lontano dall'essere insomma praticabile cercare di trasmettere la qualità senza per forza abbassarne no, i contenuti, e cioè cercare di arrivare ad un pubblico certo, diverso. Ho capito, la sfida è impossibile, sì. Diciamo così. Sì, e questa è una domanda sicuramente intelligente che abbraccia un po', se vogliamo, anche quella che è la caratteristica della cosiddetta crisi che ci accompagna a 360 gradi in questo momento particolare. In realtà me lo hanno chiesto spesso anche in questi giorni, perché una collana di nicchia, perché proprio in questo momento in cui tutto sembra volgere in un percorso al contrario, funziona soltanto ciò che risponde al gusto massificato, quindi a un bene cosiddetto di largo consumo. Ma innanzitutto perché io credo che il punto di forza, in questo caso di Fili d'Erba naturalmente, così come degli altri prodotti editoriali che Valeria rappresenta, io credo che in realtà il mercato di nicchia, il prodotto qualitativamente alto, sia l'unica salvezza che in questo momento possa resistere ed esistere con tutte le sue caratteristiche nel mercato editoriale, ma così come anche nel mercato in genere, che abbraccia in sé il concetto della bellezza. Dobbiamo tornare a pensare in Italia, che ha insegnato il concetto della bellezza nel mondo dal mio punto di vista e soprattutto a livello artistico, che bellezza non vuol dire ciò che è universalmente riconosciuto, la bellezza è ciò che è soggettivamente riconosciuto, e quindi questo è un rapporto uno a uno che si va a sposare in maniera brillante anche nel rapporto tra lettore e libro. E se io riconosco bello un libro che mi comunica qualcosa che è di straordinariamente diverso rispetto a quello che nel mondo tutti gli altri stanno dicendo, ben venga, perché allora la bellezza veramente ci salverà. Bene, allora chiudiamo con eventuali altri appuntamenti che vedranno magari teatro questa sala dove siamo questa sera, o magari comunque teatri vicini, nella Val Vibrata in particolar modo, visto insomma che è qui che insomma, ci rapportiamo. Allora, probabilmente adesso parlo con i forse perché ancora non ci sono delle decisioni ferme. Abbiamo l'intenzione di promuovere questo libro alla Fiera di Roma il 7 dicembre. Poi c'è un altro libro a cui tengo particolarmente molto, di una ragazza di 17 anni, Deianira Camisa, che presenteremo proprio a Martinsicuro nel mese di gennaio o febbraio. Poi ci sarà un altro libro scritto da Antonio Pellino con Antonella Mattiucci, che inaugura un'altra collana che si intitola Professionals, legato al mondo dell'imprenditoria, quindi diciamo l'unica collana della mia casa editrice che non tratta specificatamente della narrativa o della letteratura o della poesia, ma diciamo una sorta di saggistica o di testi legati all'approfondimento di quello che è proprio il mondo dell'imprenditoria, della leadership, storia magari di imprenditori che hanno qualcosa da raccontare. Quindi per il momento questi tre, poi sicuramente l'anno prossimo partirà la 7ª edizione del premio Città di Martinsicuro, che ogni anno accoglie tantissimi scrittori e che è volto sia a promuovere la letteratura ma anche il nostro patrimonio storico culturale attraverso l'intitolazione di due sezioni, una a Truentum, quindi il nostro territorio, e l'altra all'artista Mauro Crocetta, che è un artista originario della Puglia ma che è stato legato affettivamente e lavorativamente alle Marche e all'Abruzzo. Quindi per il momento questo. Bene, noi cercheremo ovviamente quando sarà possibile di seguire, di essere presenti, così come abbiamo fatto questa sera. Per il momento grazie a Alessandra Angelucci e a Valeria Di Felice. Infatti Hassan è invece il protagonista del libro che inaugura questa nuova collana. Mi ha colpito una cosa, anzi due cose. Il riferimento al caso nella sua vita artistica e anche nella sua vita così, nella sua esperienza proprio personale, e poi il mai sentirsi straniero.
Ma il caso fa parte anche di un'energia personale che magari uno li porta con sé dalla radice atavica delle famiglie, poi della storia che lui dalla sua infanzia viene vissuta attraverso i tempi con le persone in cui lui incontra, attraverso i suoi maestri, attraverso le cose che lui legge. Vabbè, io penso che in questo caso il caso è anche una sorta di un richiamo sulle cose che uno quella che lui desidera veramente dentro di sé e vieni fuori in una maniera molto magica, immaginarla come fosse che c'è dentro una magia, sai, quelle cose che ti tira un po', che non sai neanche te il suo tempo qual è o qual è il suo appuntamento in questo senso. Allora, è difficile, però proviamo a far passare insomma il messaggio di questo libro, la bellezza di questo libro. Proviamo a farlo in poche parole. In poche parole, il libro è molto semplice perché parla di noi stessi, parla di noi, di ognuno di noi nel suo momento intimo, quando lui è rilassato, quando non è stanco, neanche nervoso e neanche preoccupato, lui in quel momento si riflette nel Sahara o nel deserto, riconosce se stesso, perché da noi si dice quando tu stai nel deserto non hai nessun appoggio, hai solo te, la terra senza niente e sopra di te c'è il cielo con il sole cocente, per cui tu in quel momento tiri il forte di te stesso e ti riconosci. Parliamo anche dei suoi prossimi appuntamenti, li aveva anche annunciati sì. Durante questa serata, sì. Su tutta questa mostra che la vedeva protagonista. Sì, avrò a Massachusetts il 22 di questo mese, la mia mostra si chiama Immigrazione dei Sogni, al Neo Museum di Williams, Museo Williams di Massachusetts in Boston. Andrò lì e la mostra curata da Maurizio Bull durerà lì per 6 mesi fino alla fine di maggio. Negli Stati Uniti. Benissimo. Grazie allora a Fatih Hassan per questa esperienza, per questa serata e chiudiamo ancora una volta da Martinsicuro per TV Internet 1. Luigi Prosperi.